Striscioni, cori, bandiere e soprattutto la propria presenza. Un lungo serpentone di cittadini ha animato la manifestazione regionale a Vicenza per la sanità pubblica promossa dal Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Servono provvedimenti radicali per far rinascere il Servizio Sanitario Nazionale, chiara la sollecitazione lanciata dai partecipanti. Fra i manifestanti anche una delegazione bellunese. Noi del Coordinamento di Belluno siamo presenti con ben due pullman più tante auto private per rimarcare ancora la nostra contrarietà alle chiusure di reparti, alla diminuzione di servizi, perché riteniamo che la sanità pubblica sia un diritto fondamentale. Vengo da Padova, sono venuta a manifestare oggi a Vicenza per urlare a gran voce che il nostro diritto alla salute è un diritto sacrosanto. I tagli che vengono fatti costantemente nel bellunese ci stanno rendendo la vita impossibile. Se per la malattia non c'è scelta, per la cura sì. Al fianco dei comitati di cittadini anche la CGIL del Veneto, presente inoltre la Camera del Lavoro di Belluno. Rivendicare tutto ciò che abbiamo già chiesto all'assessore regionale con le manifestazioni del 29 di novembre e del 30 di marzo scorso, unitariamente con CGIL e CISL, perché ci siano più risorse per la sanità. Abbiamo anche indicato dove riuscire a reperirle, aumentando l'addizionale regionale per i redditi più alti, per avere più medici specialisti, per avere più infermieri, per avere più OS, per avere una sanità all'altezza di una provincia di montagna come quella di Belluno, di una grande regione come quella del Veneto.